I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. Adam. Ciao a tutti, qui Giorgio e Martina. Ci troviamo oggi in Liguria, nella zona delle Cinque Terre. Sì, perché praticamente ogni straniero che ha mai visitato l'Italia ci ha consigliato di venire qui. In realtà, appunto, questa non era la nostra destinazione principale. Noi siamo venuti in Liguria per andare a vedere i cavalli selvaggi dell'Aveto, ma visto che è a solo tipo un'ora e mezza di distanza, due ore più o meno, abbiamo deciso di fare un salto anche qui. Sì, anche perché questo pare essere un po' il periodo migliore, diciamo che nella sfortuna, insomma, ragazzi, pare non ci sia in giro nessuno. Scopriamo un po' queste Cinque Terre, iniziando appunto da Monte Rosso, che è la prima, partendo da nord-ovest. Sì. Let's go! So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. E cominciamo il nostro giro a Monte Rosso dalla sua spiaggia, dominata da una statua di Nettuno alta 14 metri e incastonata tra gli scogli, che però purtroppo troviamo in fase di restauro. Proseguiamo passeggiando sul lungomare fino a prendere un bivio che porta sulla collina dove si trova il convento dei frati cappuccini con la sua chiesa seicentesca, quella di San Francesco. Al suo interno sono conservate delle tele della stessa epoca, tra cui c'è anche la crocifissione attribuita al celebre pittore Van Dyck. E dalla chiesa di San Francesco scendiamo direttamente nel colorato centro storico. Imperdibile a Monte Rosso è la chiesa di San Giovanni Battista, costruita nel XIII secolo e ristrutturata tra il 600 e il 700, che con la sua facciata e le sue colonne bicrome è un ottimo esempio di stile gotico genovese. Ebbene, la prima terra è andata, adesso raggiungiamo la seconda, ma vi diciamo anche come ci spostiamo, come ci stiamo muovendo noi. Allora, noi ci spostiamo col treno, ma ci sono diversi modi. Allora, le Cinque Terre sono collegate tra loro, appunto, con una ferrovia, con una strada carrabile che però passa in cima alle montagne. Per parcheggiare la macchina non si può scendere in paese, infatti i paesi sono tutti a traffico super limitato. Ci sono dei parcheggi, appunto, in cima. Bisogna parcheggiare la macchina lì. Se riuscite a trovare posto sulla strada, dove non ve la portano via sostanzialmente, è gratis, altrimenti i parcheggi costano tipo 20 euro ogni 24 ore. Un altro modo è spostarsi a piedi. Se infatti la giornata è bella, è possibile fare un trekking che porta davvero lungo tutto le Cinque Terre. È il Sentiero Azzurro. Ovviamente il trekking è comunque un po' impegnativo, sono obbligatorie le scarpe da trekking e anche prestanza fisica, ma appunto è una possibilità. Noi, di nuovo l'abbiamo detto, ci spostiamo in treno con un pass. Il pass delle Cinque Terre consente l'accesso illimitato ai treni e ai bus che si spostano appunto per le Cinque Terre. Si fa all'info point che si trova in tutte le stazioni. Il pass per due giorni costa 29 euro a persona, ma i giorni non sono giorni effettivi di 24 ore, bensì se voi lo prendete oggi vale fino alla mezzanotte di oggi, sia che lo timbrate al mattino sia che lo timbrate il pomeriggio. Insieme al biglietto vi danno anche una tabella con gli orari dei treni che passano circa ogni mezz'ora, un'ora. E adesso noi prendiamo il nostro e ci dirigiamo verso quel temporale lì. Andiamo! Arrivati a Vernazza ci fermiamo subito per un pranzo veloce da lunchbox, una tavola calda che guarda sulla via centrale. Poi cominciamo una salita. Piccola nota ragazzi, stiamo prendendo il Sentiero Azzurro, tornando un po' indietro verso Monte Rosso, perché vogliamo andare a raggiungere un punto panoramico per fare una bella foto qui proprio su Vernazza. E anche per fare questi sentieri vi serve il Cinque Terre Pass, quindi sì, quello del treno. C'è il checkpoint, dovete farlo vedere e potete passare. Salite, salite. Where will you go? Won't you miss the ones you...
Spettacolo da qui, eh. Questa è una delle viste più iconiche delle Cinque Terre e per ottime ragioni. Ma scendiamo nel pittoresco porto. Qui, svettante sul mare, si trova la chiesa di Santa Margherita, una chiesa costruita nel 200 e ampliata tra il XVI e il XVII secolo, mantenendo però lo stile romanico. Prima di lasciare il paese stiamo cercando un altro punto panoramico, quindi si continua a salire. Eccoci, ci siamo, un po' faticoso, ma ragazzi, che vista! Eh sì, eh sì. Che dici, Marti? Che veronazza di punti fotografici, wow! Ma da qui non proseguiamo sul sentiero azzurro. Per raggiungere il prossimo paese, infatti, si torna a Vernazza per prendere il treno. Corniglia è l'unica delle Cinque Terre a non trovarsi proprio sul mare. Si trova infatti in cima ad una collina e per raggiungerla dalla stazione ci sono due modi. Il primo è salire a piedi circa 400 scalini che la separano dal livello del mare. Ecco, tenete conto che questa sequenza è montata al contrario, infatti noi l'abbiamo fatta scendendo. Per salire abbiamo usato il secondo metodo, ovvero il bus, che è compreso nel pass delle Cinque Terre e parte dalla stazione portando direttamente nella piazza del paese. E dopo questa faticaccia ci meritiamo un piccolo premio. Gelato. Dopo esserci rinfrescati cominciamo a passeggiare per le strette vie del paese. Passiamo davanti alla chiesa trecentesca di San Pietro e diamo uno sguardo ai suoi interni barocchi. Poi proseguiamo fino alla terrazza panoramica. Bello qui, eh? E arrivati su questa terrazza si vede laggiù in fondo Manarola, che è la nostra prossima tappa, dove tra l'altro abbiamo deciso di dormire, quindi andiamo. Siamo appena arrivati a Manarola, ma non visiteremo oggi la città. Adesso andiamo a darci una rinfrescata e poi andiamo a cena. A cena siamo dalla trattoria Dal Billy, mi metto il mio bavaglino. In realtà ci avevano consigliato l'antipasto misto di mare, ma non siamo riusciti a resistere alla pasta, anche perché c'è anche senza glutine. Che buono. Secondo round, ci hanno anche spostato un tavolo vista mare. Purtroppo chiesto per l'antipasto misto di mare, ma i piatti senza glutine non erano abbastanza perché valesse la pena. Quindi abbiamo preso altre cose e adesso finiamo e vi facciamo vedere dove dormiamo. Che fai? Riempio la vasca. Allora, questa è la nostra stanza d'hotel, siamo all'hotel La Torretta. Tra l'altro ci hanno fatto un piccolo upgrade perché questa è una junior suite, noi abbiamo preso una standard normale. E questo è un altro dei vantaggi del venire alle Cinque Terre quando non c'è nessuno. Stiamo amando questo viaggio. Decisamente, città vuote e hotel upgradati. Bene, ragazzi, detto questo si va a dormire perché domani continuiamo con le ultime due città. Buonanotte. Notte. Buongiorno cari, allora abbiamo appena ricevuto tutta la nostra colazione, sì. È decisamente tanta. Comunque se volete il senza glutine diteglielo prima così vi preparerà qualcosa di particolare, io non ho chiesto niente in realtà in anticipo, quindi mangerò frutta e uovo perché così almeno oggi sto un po' leggera. Esatto. Sto esagerando questi giorni. Niente, colazione e si va a scoprire Manarola. Manarola deserta, ciak. 1. Cominciamo la nostra esplorazione di Manarola con un piccolo sentiero che si chiama il Manarolino, che dovrebbe salire sui terrazzamenti. Quindi andiamo a vedere. Allora, se non abbiamo capito male, semplicemente dovete lasciarvi la chiesa sulla destra, proprio questa vietta che poi sale, fa tutte queste belle scalinate e si avvia appunto nei terrazzamenti. Quindi andiamo a vedere se è giusto. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground.
Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati in cima, ci sono le croci che dovrebbero illuminarsi a quanto pare durante il periodo natalizio e la bandiera d'Italia. Sì, ma la cosa bella è ovviamente dall'altra parte, che si vede tutto il paese dall'altro. Abbiamo anche trovato una piccola foto. Sì, proprio quadratura proprio bellina bellina. Il sole ci sta anche graziando in questo momento. Cosa si può voler di più? Che magari resti così per tutto il resto della giornata. Sì, sì. Forse sperare troppo, ma vedremo. Teniamo le dita incrociate comunque. Comunque bellissimo qua, sì. Veramente, salite, salite. Abbiamo trovato tipo 4 turisti. Sì. Vabbè, adesso oggi, però, esatto, oggi. Di solito crediamo sia molto più gremita di gente. Comunque, ora scendiamo in paese e facciamo anche un giro, sì, dentro il paese. Esatto. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned it back on me, it seems. Allora, abbiamo finito colazione da meno di un'ora e Martina si è appena buttata in questa gelateria artigianale perché è tutto senza glutine. Andiamo a vedere cosa prende. Quindi Marti, raccontaci, cosa hai preso? Cosa hai preso dopo aver fatto colazione? Alla crepe senza glutine non si resiste. Al massimo non pranziamo. C'hai ragione. Io invece mi sono preso un gelatino, cocco e cioccolato fondente che devo trovare il modo di mangiare. Spegni la telecamera. Vi lascio giù, vi lascio giù. Per smaltire la crepe passeggiamo tra le vie fino ad arrivare al mare e poi passeggiamo ancora sul percorso a picco sugli scogli fino ad arrivare al punto panoramico da dove si può godere appieno del tramonto su Manarola. E possiamo dirvelo perché da qui ieri sera, proprio al tramonto, abbiamo fatto una live on the road che trovate su Twitch. E dopo aver fatto la strada qui bassa, salite le scale per raggiungere questo giardinetto perché insomma la vista è davvero piacevole sia sulla città che comunque tutto intorno. Fiori, cose belle, quindi... Sì, approvato. Approvato. Però adesso prendiamo il treno e andiamo a Rio Maggiore. It's 2 a.m. and I can't fall asleep 'cause I'm not tired. Arrivati a Rio Maggiore, per prima cosa andiamo sul mare e ci arrampichiamo sulle rocce frangiflutti da dove si possono ammirare le case colorate, sottolineate dal blu del mare. Pare che le facciate venissero dipinte con colori sgargianti così che i pescatori potessero facilmente riconoscere le loro abitazioni anche da lontano e col brutto tempo. È una fortuna che questa tradizione si sia mantenuta nei paesi costieri di questa zona perché è davvero una gioia per gli occhi, ma anche il palato vuole la sua parte, quindi... Ma non avevi detto che non dovevamo pranzare? C'è ancora tanta strada da fare. Dove siamo e cosa hai preso? Siamo alla trattoria La Lampara e ho preso il risotto con pesce, asparagi, limoni, un po' di roba insomma. Io invece mi sono dato un contegno, ho preso solo l'antipasto, polpo arrosto su patate, molto molto bello questo piatto tra l'altro. Mangiamo in fretta perché poi si riprende. Proseguiamo sulle strade di Rio Maggiore salendo sulla chiesa di San Giovanni Battista, costruita nel 1340 ma modificata poi nel 1870 a seguito di un crollo. Al suo interno si possono ammirare opere d'arte di diversi periodi storici. I bassorilievi del pulpito, ad esempio, sono del 1530. Poco distante dalla chiesa si trova il castello di Rio Maggiore. Parte di questo edificio difensivo venne costruito nel 1260, anche se poi il castello come oggi venne completato nel XVI secolo dalla Repubblica di Genova. I'm just not tired. E amici proprio dal castello di Rio Maggiore siamo pronti a salutarvi, ma prima fateci sapere con un commento sotto questo video quali sono le mete che avete intenzione di visitare in questo periodo, se siete già stati da qualche parte, se invece state organizzando qualcosa, così da magari ispirarci a vicenda. Sì, noi siamo contentissimi di essere riusciti a visitare le Cinque Terre, sì, e soprattutto anche i cavalli selvatici dell'Aveto, sì, che... Ricordiamo, è per questo motivo che siamo venuti in Liguria, le Cinque Terre ci abbiamo solo fatto un salto appunto perché eravamo in zona. Eravamo in zona e sapevamo che con questo poco turismo
ci sarebbero piaciute. Sì. Se fossimo venuti un anno fa probabilmente non li avremmo apprezzate molto, perché non ci piacciono i posti molto affollati, ma così sono meravigliose. Abbiamo fatto un sacco di foto, abbiamo fatto un sacco di bei video e siamo contentissimi di averle visitate, e di averle visitate ora. Esatto. Quindi niente, dopo questo video ovviamente andate a recuperare quello dei cavalli selvatici se ancora non l'avete visto, così avete un'alternativa quando venite alle Cinque Terre, sapete anche che dovete andare a fare quell'esperienza. Sì, è vicinissimo, vale veramente la pena, è super emozionante, quindi fatelo, mi raccomando. That's it ragazzi, ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio. Ciao.